Siamo live, nuovo, bentornati, spero che abbiate preso un bel caffè e andiamo subito senza perdere troppo tempo al prossimo speaker che dovrebbe apparire tra poco qui vicino a me, Mattia Tommasone, o meglio detto, meglio conosciuto nelle varie community e nelle community anche dei DJ come Raibaz. Qui, ciao Mattia, buongiorno. Ciao, ciao. Possiamo svelare che ci conosciamo, io e te abbiamo anche lavorato sì, assieme. Sì, siamo amici di vecchia data. Direi che posso lasciare le presentazioni a te, nel senso, presentati tu. Mattia ci parla di Code Review. Mattia è un tech lead che spiega solo che cosa fa, anche perché io non lo so più che cosa fai. Tech lead Brandon Group e ci parla di Code Review. Quindi nel contesto DevOps lo collocherei sotto quello che Patrick Bois con gli altri amici tipo Jane Kim lo chiamano la seconda via, il feedback. Per cui vai Mattia, ti lascio alla tua diretta. Ricordo al pubblico, anzi ai nostri colleghi più che il pubblico, che potete postare le domande su Slido e alla fine ci rivediamo per farle a Mattia Raibaz. A te. Okay. Grazie mille. Quindi, innanzitutto ciao a tutti, mi chiamo Mattia e visto che Fabio ha lasciato a me l'onere e l'onore di introdurmi e di raccontare un po' cosa faccio, ve lo dico brevemente. Poi passiamo a parlare del tema di cui vi voglio raccontare oggi, che è un tema che mi sta molto a cuore. Allora, innanzitutto, se volete seguire le slide, c'è un praticissimo bit.ly, se no comunque le vedete nello streaming. Quindi dicevamo chi sono, cosa faccio e perché sono qui. Mi piace scrivere codice, mi piace e mi sta molto a cuore anche deliverare valore e risolvere problemi, che dovrebbe essere in ultima analisi quello che facciamo noi nel nostro mestiere e quello che fa parte un po' della cultura DevOps. Nel senso che, ok, è bello scrivere codice, ma è bello scrivere codice che risolve un problema. Mi piace prendermi cura dell'esperienza degli sviluppatori e quindi anche del team di cui fanno parte. In una vita passata ho lavorato a Google e facevo esattamente quello, il mio titolo era Developer Advocate, quindi mi prendevo cura del fatto che chi sviluppava applicazioni on top ad API di Google avesse la miglior developer experience possibile. Sono un grande appassionato di open source, quindi conosco piuttosto bene GitHub come strumento e l'ecosistema dell'open source. Vedremo poi che è un tema in cui il tema delle code review è molto, 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 molto importante, ma non solo in ambito open source. E purtroppo ho la passione di spiegare le cose alla gente, quindi per 15 anni ho spiegato ai bambini come si gioca a calcio. Per un periodo della mia vita ho fatto l'insegnante in università e mi piace anche parlare di temi che mi stanno a cuore, appunto in ambiti come questo. Adesso tutte queste cose le faccio per un'azienda che, come diceva Fabio, si chiama Brandon Group, che di fatto abilita le aziende a vendere online, per riassumerla moltissimo. Operativamente la mia vita quotidiana significa che faccio un sacco di Kotlin, faccio un sacco di DevOps su Heroku e mi prendo cura del fatto che le applicazioni funzionino e siano stabili e scalino idealmente all'infinito, per farla molto breve. Se fossimo stati nello stesso posto, a questo punto io avrei iniziato il mio talk chiedendo di alzare le mani al pubblico, nel senso che so per esperienza che il tema delle code review è un tema su cui quella che di solito si chiama anecdotal evidence, quindi l'esperienza delle persone, è molto variegata. E mi sarebbe piaciuto all'inizio far alzare la mano a chi abitualmente fa code review, nel senso che non rilascia in produzione del codice che non sia visto almeno da due paia di occhi. Io sono uno di questi. Poi avrei voluto chiedere quante persone ci sono che fanno code review perché gli è stato detto che è una buona pratica. E tipicamente mi succede
quando parlo di questo argomento, mi succede di vedere un buon numero di mani alzate, in questo caso. Successivamente mi sarebbe piaciuto sapere chi invece fa code review perché sa, per esperienza personale, che sono una buona idea e non perché gliel'hanno detto. Perché di fatto il tema delle code review, il tema comunque di investire del tempo perché qualcuno veda il codice, qualcuno di diverso da chi l'ha scritto, lo veda da prima che sia rilasciato in produzione, è una cosa che tutti ti dicono, ah sì, è una bella idea, va fatto, fa, però perché? Cioè, perché è una buona idea? Chi ce lo fa fare? Non posso semplicemente scrivere e pushare sul branch, è opportuno rilasciare in produzione, vedere che vai, a posto così. Ci sono alcuni motivi per cui in realtà il processo in generale della code review e lo strumento delle code review sono, secondo me, sono un'ottima idea. Il primo è quello che in gergo si chiama legge di Linux. Linux è un personaggio che forse avete sentito nominare, ha scritto un sistema operativo che si chiama quasi come lui. E la legge di Linus Torvalds dice che se tu ci metti davanti un numero sufficiente di paia di occhi, tutti i bug vengono a galla. Per cui, di fatto, quello che ci dice la legge di Linus in questo contesto è che fare code review o mettere tante paia d'occhi davanti al codice lo rende migliore in termini di qualità perché riduce il numero di bug che contiene. Ovviamente non possiamo mai avere la prova definitiva che il nostro codice è esente da ogni tipo di bug, ma possiamo ridurre questo numero e far venire a galla più bug possibile. Oltre a questo, lo strumento della code review, secondo me, è uno strumento fantastico per condividere la conoscenza, diciamo, ad alto livello. Quindi ci aiuta a capire che cosa fa la nostra applicazione, a conoscerne meglio il funzionamento, che è un tema assolutamente DevOps, nel senso che secondo me uno dei pilastri di DevOps è condividere la conoscenza anche al di fuori di quello che potrebbe essere il proprio silo, il proprio orticello, ma estendere un po' il ventaglio di conoscenza che ogni persona del team ha. E in questo senso essere esposti a codice o a parti di applicazione, perché si parla di code review, ma si potrebbe parlare di review in generale, essere esposti a contenuto scritto da altri è un ottimo strumento per condividere la conoscenza ed essere più al corrente di quello che succede nella nostra applicazione, nel nostro sistema. Ma al tempo stesso è un ottimo strumento anche per condividere della conoscenza a livello micro, nel senso che a me piace scrivere codice, leggo codice scritto da altri e scopro dei modi di fare le cose che magari non conoscevo, scopro delle tecniche interessanti, scopro delle feature del linguaggio che non conoscevo, scopro delle espressioni idiomatiche che magari non conoscevo e che mi fa comodo sapere, mi rendono anche uno sviluppatore migliore e mi danno delle frecce nuove al mio arco che posso utilizzare poi nel mio lavoro quotidiano. O anche lo stesso vale per del contenuto che non è strettamente legato al mio lavoro, quindi se faccio review o comunque entro in contatto con del codice di parti di applicazione a cui io non lavoro, o anche con, non del codice, anche con della documentazione scritta su parti di applicazione su cui io non lavoro, imparo comunque qualcosa di nuovo. Un fenomeno molto bello che ho visto succedere migliaia di volte preparando delle pull request è quello che in gergo si chiama rubber ducking, cioè quando tu devi spiegare a qualcuno il problema che hai, sarà successo un po' a tutti, a me succede spesso, mentre racconti il problema che risolvi, ti viene in mente la soluzione, ti viene in mente il modo migliore di descriverla. Si chiama rubber ducking perché spesso e volentieri si parla di questo tema dicendo che se tu hai un problema, il modo migliore per risolverlo è raccontarlo a una papera di gomma. E solo per il fatto che tu stai verbalizzando un problema che hai o una soluzione che hai messo in piedi per risolverlo, questo ti dà molta più chiarezza, perché avere in mente una cosa o metterla per iscritto o verbalizzarla in qualche modo sono due processi completamente diversi, e verbalizzarla con una pull request o con la descrizione di una pull request aiuta molto anche a comprenderla meglio. Per questo poi fare review di codice o sottomettere anche il proprio lavoro alla review di altri è un'ottima pratica di comunicazione. Spesso e volentieri
si dice che gli sviluppatori non sono degli ottimi comunicatori, soprattutto con i non tecnici. Sapere che quello che scrivi verrà letto da una persona e non soltanto eseguito dall'interprete o compilato da un compilatore è uno shift completo del mindset, perché comunque sai che dall'altra parte del tuo schermo ci sono delle persone e quindi sai che devi scrivere in un modo diverso, orientato appunto a una persona e non necessariamente solo alla macchina, e mettere in piedi e avere un processo di code review o di review in generale è una buona pratica per esercitare questo tipo di comunicazione. Avere poi un pezzo di codice, una pull request di fatto su cui discutere, consente a tutte le persone che sono coinvolte in questo processo di review di avere una discussione più precisa, nel senso che hai esattamente solo un change set di cui discutere, non hai un disegno o delle cose magari scritte sulla lavagna o a penna su un post-it, oppure devi ricordarti di una mail che era stata mandata. Hai comunque un blocco di testo e di commenti, di discussione molto molto limitato e autocontenuto, che ti consente di focalizzare la discussione il più possibile, per cui in questo in generale gli strumenti di code review funzionano molto bene. In ultima analisi però quello che secondo me rende lo strumento e il processo di fare review di codice, ma non solo di codice, uno strumento indispensabile, è che appunto, come ci dicevamo prima, ci aiuta molto a renderci conto del fatto che nel team le persone che sono coinvolte sono appunto delle persone. Io non è che scrivo del codice, lo rilascio, funziona e a posto così. Il codice che scrivo dovrà essere mantenuto da altre persone, sarà visto da altre persone se ho un processo di code review, impatterà su delle altre persone. E se io queste cose riesco a tenerle a mente perché so che qualcun altro leggerà e interrà il mio codice, riesco anche ad alzare un po' il livello di empatia che ho con il resto del team e volendo anche con il resto del mondo che usa la mia applicazione, e questo secondo me è una cosa che mi aiuta molto, nel senso che mi aiuta molto a mettermi nei panni, nelle scarpe di qualcun altro. Secondo me è una skill estremamente utile. Oltre a questo, questo è un aneddoto molto divertente che ho visto succedere. In ambito JavaScript, o comunque nell'ecosistema JavaScript, se siete familiari col funzionamento delle dipendenze in ambito JavaScript, sapete che c'è questo tool che si chiama npm, che tra l'altro è stato comprato recentemente da Microsoft, che ringraziamo. Quando vuoi installare una dipendenza con npm, fai da riga di comando npm install. Se vuoi salvare la dipendenza nel tuo package.json, fai -- save dev nome della dipendenza. Cosa succede se ti dimentichi il -- prima di save dev? Succede che installi una dipendenza che si chiama save dev. Ora, save dev è effettivamente un package che c'è nel repository di npm. Per fortuna il nome è stato bloccato, quindi quel package è vuoto e non fa niente, ma poteva o avrebbe potuto essere tranquillamente un package malizioso che fa del demonio, che fa delle cose da non fare, magari ti installa un miner di Bitcoin senza che tu te ne accorga. Se però arriva una pull request in cui nel package JSON c'è aggiunta la dipendenza save dev, questa cosa salta all'occhio immediatamente. Questo è proprio il tipico caso in cui un processo di code review ti fa emergere immediatamente un bug che è stato introdotto per via di una distrazione. È super facile da vedere perché salta all'occhio in una pull request, e quindi avere un processo di code review ti permette di risolvere questa cosa, che è assolutamente normale che succeda. Io stesso credo di essermi dimenticato il meno prima di save dev più di una volta, e se avessi avuto un processo di code review probabilmente non sarebbe successo niente. Questo ovviamente succede quando il processo di review funziona e va tutto bene, siamo tutti bravissimi e facciamo tutto nel modo migliore possibile e seguiamo di fatto tutte le linee guida e le best practice che vi racconterò più avanti. Però ci sono mille modi in realtà per fare male le code review, per fare in modo che un processo di code review sia messo in piedi appunto perché ci dicono che è una buona idea, perché va fatto, perché il nostro CTO lo vuole fare o cose del genere, e però lo facciamo male. Facciamo per esempio così.
facciamo una cosa di questo tipo in cui arriva una pull request fatta così, con questo numero di righe cambiate, che cambiano questo file, e non dice assolutamente niente su cosa succede nel codice, e non si degna nemmeno di darci due indizi. Questa cosa, di fatto, questo non dice ciao, ho scritto questa modifica, per favore ci dai un occhio e controlli che funzioni bene. Questa cosa dice io ti odio e mi fa schifo il tuo tempo e non ho nessun rispetto del tuo tempo. Questa cosa, questo è esattamente il modo di fare male con Dream. Questo è proprio disprezzo nei confronti del resto del team. E ovviamente la prima volta che succede una cosa del genere, ok, la seconda va bene, la terza volta chi fa review di una pull request del genere schiaccia approve senza nemmeno leggerla e chi si è visto, si è visto. Un'altra cosa che ho visto succedere che porta a una degenerazione del processo di code review e quindi lo rende inutile, se non addirittura dannoso, è avere troppi reviewer. Cosa succede se hai troppi reviewer? Io dico, ok, io ho questa roba che voglio rilasciare in fretta perché me la voglio dimenticare e metto come reviewer tutto il team. Qualcuno, il primo che passa, la guarderà e la rilascio in fretta. Cosa succede? Succede che arriva la mail notifica a tutto il team che dice Mattia ha mandato una pull request, dacci un occhio. Il primo dei reviewer apre la pull request, vede che ci sono 10 reviewer, dice vabbè, la guarderà qualcun altro e la chiude. Il secondo la apre, dice vabbè, la guarderà qualcun altro e la chiude. E alla fine succede che ho mandato mail, ho spammato tutti, mi ho fatto perdere del tempo per niente. E quindi creo del fastidio. Quindi quant'è di fatto il numero giusto di reviewer per una pull request? Quante sono le persone giuste? Varia. È assolutamente variabile. Ci sono, ogni team e ogni azienda ha un po' il suo modo di decidere questa cosa. Per esempio, Google vuole che ogni pezzo di codice sia visto almeno da due persone. È una pratica abbastanza famosa e la adottano in tanti, non solo Google. La cosa interessante è che quello che fa Google di solito è che questi due reviewer devono essere di natura diversa. Nel senso che uno dei due deve essere un owner o comunque deve essere a conoscenza del progetto su cui stai committando il codice, in modo che conosca il dominio e che sappia effettivamente cosa deve fare la modifica che fai nel contesto dell'applicazione a cui stai lavorando. L'altro dei reviewer non necessariamente deve essere al corrente di cosa fa questa parte di applicazione, ma anzi deve essere a conoscenza delle basi del linguaggio, deve avere quella che Google chiama readability nel linguaggio, che significa che tu conosci le forme idiomatiche, conosci il modo migliore di fare le cose in questo linguaggio, ma non è necessario che conosca il dominio applicativo, anzi è incoraggiato far fare review a qualcuno che conosce il linguaggio ma non conosce il contesto, in modo che sia in grado di giudicare con degli occhi abbastanza vergini se si capisce abbastanza bene quello che è scritto. Un'altra cosa interessante, un altro tipo interessante di gestire questa cosa è quello che fa GitLab, cioè avere una catena di reviewer. Io mando una pull request e metto un reviewer. Lui legge il codice, dice ok, mi piace, non mi piace, così cos'ha, e poi autonomamente decide se vuole che sia visto da qualcun altro oppure no. Nel momento in cui un reviewer dice ok, no, questa cosa va bene, si può mergiare, si può lasciare e verrà rilasciata ed è chiusa. Nel momento in cui invece è l'ultimo reviewer a decidere se ne vuole un altro oppure no, quindi di fatto il numero di reviewer è variabile in funzione del giudizio dell'ultimo. In definitiva, quello che mi sento di dire su questo argomento è che non c'è un silver bullet che dice è giusto fare così. Per esempio, il team in cui sono adesso è un team piuttosto piccolo, siamo in 5 sviluppatori, e di cui uno è lì da molto tempo e conosce molto bene il dominio applicativo di un'applicazione, per cui gli arriva un discreto carico di review. Un altro va alla stessa cosa per un altro pezzo del nostro sistema e ha lo stesso. Però quello che cerchiamo di fare comunque è cercare di ruotare abbastanza i reviewer per fare quello che ci dicevamo prima in termini di condivisione della conoscenza. Una cosa che secondo me ha senso cercare di evitare è appunto il caso in cui c'è un tizio che è quello che è sul progetto da più tempo e lo conosce meglio e tutte le review finiscono a lui. Cosa succede? In un contesto di questo tipo non hai condivisione della conoscenza, fai in modo che lui diventi un collo di bottiglia, perché
se lui non ha, non fa vedere tutto quello che passa, non si può lasciare niente, magari se un giorno gli viene l'influenza non si può più lasciare niente, quindi di fatto anche questa è una cosa che eviterai. Secondo me cercare di ruotare il più possibile un po' le viewer è una buona prassi. L'idea comunque è che una volta che tutto il team è d'accordo per un processo, è giusto continuare a mantenerlo e restarci attaccati. Quello che in definitiva poi, appunto, come vi dicevo prima, quello che vogliamo evitare è questo, è che io mando una pull request e il mio reviewer schiaccia approve senza neanche leggerla, perché aveva fretta, perché era troppo grossa, perché non era scritta bene, perché ne aveva altre 100 da guardare, o per voi qualsivoglia motivo. E questo caso è esattamente il male, è esattamente quello che vogliamo evitare in ogni modo possibile. Perché? Perché di fatto contraddice tutto quello che ci siamo detti prima rispetto al fatto che è una buona idea fare code review. Non mi aiuta a far emergere i bug, perché nessuno ha effettivamente guardato quel codice. Non mi aiuta a condividere conoscenza né a livello macro sull'intero progetto, né a livello micro. Nessuno legge quel codice, allora tanto valeva non fare review. Non aiuta nessuno a verbalizzare meglio i problemi, perché se so che nessuno leggerà, non ci spendo poi nemmeno del tempo per scriverlo bene. E a quel punto non faccio nemmeno pratica. Se so che qualcuno non leggerà quello che scrivo, tanto vale che non lo faccio. Non mi dà modo di discutere on point su quello che succede nel codice, perché non c'è discussione, è stato approvato senza nemmeno leggerlo. Mi dà anche un falso senso di sicurezza, perché mi dice, beh sì, qualcuno l'ha visto, sicuramente gli sarà piaciuto, l'ha approvato, e allora non è più nemmeno responsabilità solo mia se poi questa cosa non funziona. In definitiva, quello che succede è che aiuta questa cosa a generare uno scollamento tra i membri del team e tra ogni membro del team e l'applicazione, e ogni membro del team e il contesto in cui lavoriamo. Quindi di fatto ti perdi il valore più importante che ci dicevamo è nel fare code review, che è quello dell'empatia. Quindi io, cioè, se avere delle code review fatte male è molto peggio che non averle. Primo, perché ti perdi tutti questi punti, e secondo, appunto, per via di quel falso senso di sicurezza che ci dicevamo adesso. Quindi, in generale, ok, fare code review è una buona idea, ma è importante farle bene. Per farle bene, come faccio? Come faccio a essere un bravo ragazzo che scrive le pull request fatte bene in un modo in cui chi fa review è agevolato e quindi è anche incentivato a farle bene? Ovviamente, siccome si parla di una pratica di comunicazione, cercare di farlo nel modo migliore è una cosa che dipende da tutte le parti coinvolte. Non è che se viene male la responsabilità è solo di una delle parti. Come in ogni comunicazione, la responsabilità di farla bene è di tutte le parti. Quindi anche chi scrive effettivamente una pull request può aiutare il processo a funzionare meglio. Come si fa? Prima di tutto è importante automatizzare il più possibile. Ovviamente non voglio mettere in discussione il fatto che servano dei test automatici, questa cosa penso che la possiamo dare per scontata. Per cui questo lo sappiamo, se una pull request rompe dei test, evidentemente non funziona, e se la build non va verde non funziona, e ok, questa cosa la diamo per scontata. Ma ci sono anche molte altre cose che si possono automatizzare in un processo di review. Per esempio, si può avere, secondo me è un'ottima pratica, avere un linter che dice se il codice di una pull request effettivamente risponde a tutte le linee guida in termini stilistici che abbiamo all'interno del nostro codice. Quindi se è scritto con le spaziature giuste, se non usa delle feature del linguaggio che non vogliamo usare, se è scritto con lo stile corretto. E automatizzare questa cosa all'interno della build permette a chi fa review di non doversene interessare, di potersi interessare a aspetti più, diciamo, rilevanti in termini di review. Un'altra cosa interessante è, per esempio, la misura della code coverage, che fa fallire una build se aggiunge del codice che fa scendere la code coverage di un valore troppo grosso. Per cui se io sto committando del codice che non è testato, non posso mergiarlo. E di contro,
se io ho una misura della code coverage all'interno della mia build, chi fa review non deve occuparsi di controllare che ogni pezzo di codice sia effettivamente testato a dovere. La stessa cosa si può fare, è una cosa un po' evoluta, ma si può fare per esempio avendo un performance budget e facendo dei test di performance all'interno della build automatica. Per cui se ho dei test di performance, per esempio con Lighthouse o qualcosa del genere, all'interno della build, e la build va verde perché le performance dell'applicazione non sono degradate troppo, chi fa review può non considerare anche questo e occuparsi appunto di altre cose, come per esempio la chiarezza del codice o il fatto che sia semplice da mantenere, che sono cose che sono più difficili da misurare automaticamente. Un'altra cosa molto utile da fare è cercare di anticipare le domande, nel senso che l'idea è se ho fatto molta fatica a scrivere il codice e a verbalizzare quello che avevo in mente, devo fare in modo che sia semplice da capire. L'idea è che in questo caso i commenti nel codice hanno senso a patto che siano scritti bene, nel senso che ci sono, spesso si parla dell'inutilità dei commenti quando di fatto dicono la stessa cosa che fanno le righe di codice immediatamente successive, ma se usiamo i commenti nel codice o anche la descrizione di una pull request per descrivere il perché abbiamo fatto le cose anziché che cosa abbiamo fatto, quindi qual è il processo mentale che ci ha portato, quando non è immediato, a scrivere quello che abbiamo scritto, se noi documentiamo ad avere il perché, in questo modo anticipiamo le domande, facciamo in modo che chi ci sta per chiedere sì, ok, ma perché questa cosa è così, glielo diciamo in anticipo e evitiamo, diciamo, risparmiamo un salto di ping pong avanti e indietro. Quindi questo è utile soprattutto nel caso in cui scriviamo il codice non banale. Se è non banale, è giusto che capirlo diventi banale perché lo spieghiamo noi in anticipo, non perché facciamo avanti e indietro 10 volte con delle domande. Quindi ok, a questo punto ho scritto tutto, ho fatto la copy-paste fatta bene, sono molto confidente che il mio codice funzioni perché l'ho scritto io, e mi piace, è bello, è tutto chiaro, ho chiarito tutti i punti possibili, mando la pull request e adesso mi cambio cappello e sono il tizio che ha ricevuto una pull request di cui fare review. Faccio review e c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non mi piace, che secondo me non funziona all'interno di questa pull request. Bene, figata, ottimo. Questo significa che abbiamo trovato probabilmente dei bug o dei margini di miglioramento all'interno della nostra applicazione prima che fosse rilasciata. Figata. Questo significa che risolvere questo problema ci costerà molto meno perché abbiamo anticipato la risoluzione. Molto bene. Abbiamo ridotto il ciclo di feedback anziché avere feedback molto a valle del rilascio in produzione, magari ricevendo feedback da un utente incazzato perché non funzionano cose. Abbiamo ridotto questo ciclo avendo feedback subito da qualcun altro che ha visto la nostra applicazione e sa che c'è qualcosa che si può migliorare. Ottimo, fantastico, molto bene. A questo punto un signore che entra in gioco è lui, si chiama Venkat Subramaniam e lui di mestiere scrive del codice in ambito Java, ha scritto libri, fa dei talk molto belli. Ne ho visto uno suo, che si chiama 12 Ways to Make Your Code Suck Less, in cui lui racconta di questa pratica che ha, che è un po' estrema, ma a me piace. Quando lui fa review di un pezzo di codice e vede che c'è un bug, non la commenta, lui fa checkout del branch, aggiunge un test che fallisce per via di questo bug e lo rilascia e la build fallisce. Ora, è un po' passivo-aggressivo magari come approccio, nel senso che anziché dirti che un pezzo del tuo codice non funziona, te lo dimostro, però ha dei vantaggi, nel senso che alza la test coverage by design, riduce molto l'ambiguità sulla discussione, nel senso che non puoi dirmi però forse secondo me funziona, secondo me no, c'è un test che dice che non funziona e quindi è difficile da contraddire. Oltre a questo aggiunge del contesto storico, nel senso che avere i test, come sappiamo bene, ci aiuta anche
ad avere del contesto per cui tra 6 mesi, quando riprendiamo in mano quel codice, guardando i test, capiamo effettivamente cosa ci si aspettava che facesse quel pezzo di codice. Per cui è buono anche in quel senso lì. Non è ovviamente sempre praticabile, nel senso che ci sono molti casi in cui vorremmo che fosse modificata una pull request in un modo che non è dimostrabile con il test, ma quando si può, secondo me, è una buona idea. In alternativa, un approccio che mi piace molto quando si parla di code review è quello di cui parla questo libro, che è abbastanza un best seller in ambito, diciamo, informatico ma anche comunicativo, si chiama Radical Candor. Di fatto la guideline principale di tutto il libro dice che devi avere interesse per la persona, quindi parla di caring personally, devi sapere che stai comunque parlando con una persona, e si torna di nuovo al tema dell'empatia di cui parlavamo prima, ma dice while challenging directly, quindi devi essere sempre pronto a fare challenge, a mettere in discussione il tema di cui si parla. Quindi è un tema un po' duale, bisogna sempre essere al corrente del fatto che stiamo parlando con delle persone, ma non avere paura di fare challenge, di mettere in discussione quello di cui stiamo parlando, sapendo che non è la persona che è in discussione, ma è appunto il tema di cui stiamo parlando, in questo caso del codice. Quindi l'idea è che quando si fa code review, in generale, in inglese si dice don't pull any punches, quindi non lasciare indietro niente, non tenersi indietro qualcosa per il rischio di... per il desiderio di non sembrare offensivi nei confronti della persona o di non fare challenge diretto nei confronti della persona. Alla fine, dopo tutto, il codice di cui stiamo facendo review è del codice che poi noi stessi dovremmo mantenere, quindi è giusto che cerchiamo di fare in modo che sia il migliore possibile. Fermo restando che è importante sempre tenere a mente che è con delle persone che stiamo parlando. Quindi, riassumendo, ci sono, secondo me, alcune cose da fare quando si fa review di una pull request e alcune cose da non fare. Ve le racconto in breve. L'idea è innanzitutto di guardare tutto il codice quando si fa review. Non è che se mi arrivano 5 file e i primi 3 mi sembrano ok, do per scontato che siano ok anche gli altri 2. Ovviamente è una cosa che non dovrebbe nemmeno essere necessario dire, nel senso che è chiaro che bisognerebbe fare review di tutto quello che ci arriva e non saltare niente. Però vale sempre la pena ribadirlo. Allo stesso modo, non è che se mi arriva di nuovo una pull request da 5 file e nei primi 3 ho 4 richieste di modifiche, non è che lascio perdere i file successivi, anche perché voglio evitare di fare avanti e indietro 10 volte tra me e chi ha scritto il codice. Quindi la prima volta che faccio review ha senso che io suggerisca e richieda tutti i miglioramenti che mi vengono in mente, per il motivo che ci dicevamo prima, ossia che è del codice di cui poi io stesso dovrò fare ownership, perché sono parte del team. Quindi una volta che questa cosa viene emergiata, sarà in carico anche a me, come sarà in carico a tutto il team. È importante mantenere degli standard alti, quindi diciamo scrivere del codice e fare review di codice in modo che sia soddisfacente per me, oltre che per tutto il resto del team. Per cui non posso dire vabbè, dai, per stavolta questo lo lascio stare, lo sistemeremo un'altra volta. Sappiamo tutti che lo sistemeremo un'altra volta, è una cosa che non esiste mai. Importante però concentrarsi solo sul codice, quindi se sto facendo review di uno che al suo compleanno non ha portato la torta in ufficio quando ancora si andava in ufficio, questa cosa non deve entrare nel processo di review. È importante cercare di mettere da parte ogni tipo di simpatia e antipatia personale, anche solo dire vabbè, sto facendo review di un tizio che le ultime 10 pull request che mi ha mandato erano perfette, allora lo leggo di corsa e vabbè, dai, approvo perché mi fido. No, nel senso che ricadiamo in questo caso
nella casistica di cui parlavamo prima, perché faccio review male e a quel punto è peggio che non farle. È importante concentrarsi solo sul codice in esame in quel momento e non su altro, non farsi influenzare da altri fattori. È importante però ricordarsi di possibili barriere linguistiche, soprattutto in ambito open source o in ambito, diciamo, remoto, in diverse time zone o in diverse, appunto, in paesi con diverse lingue. È un tema che è anche emerso molto forte ultimamente, visto che la comunicazione di persona è stata un po' limitata negli ultimi mesi, e credo che un po' tutti abbiamo imparato a modulare bene il tono della comunicazione scritta, e dopotutto gli emoji sono stati inventati esattamente per questo, e sono il primo a dire che non è male usare gli emoji, anzi. Soprattutto in fase di review, riuscire a modulare bene il tono, magari in una lingua che non è la tua, non è semplice, per cui è importante tenere conto del fatto che magari un commento che sembra un po' harsh, un po' poco gentile, non è necessariamente così infame. Importantissimo anche prendersi del tempo. Fare code review non è una cosa che si può fare con la mano sinistra nei ritagli di tempo, ma è molto importante allocare del tempo per farlo, sapere che è un processo che richiede tempo e attenzione. A me piace molto farlo subito dopo pranzo, oppure ultimamente che lavoro da casa, mi piace molto farlo la sera dopo che mio figlio dorme. Mi viene comodo perché è vero che richiede attenzione, ma è un tipo di attenzione diverso da quello che serve per scrivere il codice. L'attenzione che serve per leggerlo e fare review è molto diversa. Per cui è importante tenere conto di questa cosa e del fatto che, è vero, serve dell'attenzione, serve del tempo, ma è un tipo di attenzione diversa, quindi magari è anche un buon modo per staccare da un problema che ci occupa il cervello per troppo tempo, un buon modo anche per cambiare contesto un po', quando serve. Ovviamente fare troppo context switching sappiamo tutti che non è una buona idea, per cui è importante allocarsi del tempo per questa cosa. Cose da evitare, invece. Anche questo non dovrebbe esserci bisogno di dirlo, ma è sempre utile ribadirlo. Di nuovo, ci sono sempre delle persone in ballo, per cui diciamo che un minimo di gentilezza, appunto, caring personal lì è importante. Ok, chiedere delle modifiche, ma farlo in modo troppo scortese non è il caso. Allo stesso modo, estendere la discussione ad argomenti che non sono pertinenti a quelli di cui stiamo parlando non è una buona idea, per cui questo codice fa schifo e comunque non hai portato la torta all'ufficio al tuo compleanno, non è un commento che vorrei vedere a una mia request. Allo stesso modo, lasciare indietro qualcosa per gentilezza, ci dicevamo prima, non è una buona idea, dirsi vabbè, ti ho già lasciato 4 commenti, il quinto lascio perdere perché sennò non vorrei ferirti, non è una buona idea, perché quello che viene ferito poi di fatto è tutto il team, perché ha sulla propria code base del codice che non andava mergiato. Oltre a questo ci siamo detti, fare code review richiede tempo. Se richiede troppo tempo c'è un problema, ed è il caso di alzare una bandierina rispetto nei confronti del resto del team, quindi anche lì magari moduliamo un po' questa cosa e teniamo conto, cerchiamo di tenere traccia di quanto tempo ci impiega questa cosa. Troppo non è una buona idea, perché ovviamente poi si rischia di essere meno utile al resto del team in termini di produttività stretta. Quindi ok, io ho fatto la mia review, l'ho fatta bene, e ho mandato tutti i commenti che dovevo mandare, ho richiesto tutte le modifiche che dovevo fare, sono stato gentile, ho tenuto conto di tutto quello di cui dovevo tenere conto, su tutti i miei commenti e schiaccio request changes. Subito mi cambio di nuovo cappello e torno il tizio che aveva scritto il codice prima, che riceve la mail che dice: tizio ha richiesto delle modifiche alla tua request. Ovviamente io, qual è la prima reazione che ho? Faccio schifo. Credo che il termine tecnico per questa cosa sia sindrome dell'impostore. Ovviamente quando noi scriviamo del codice, siccome lo stiamo scrivendo in quel momento, pensiamo che sia il codice migliore possibile. E sentirci dire che non lo è, spesso e volentieri ci fa mettere in discussione noi stessi come persona, perché noi
o almeno io come sviluppatore ho un po' la tendenza a identificarmi con il codice che scrivo, con il lavoro che faccio, e vederlo messo in discussione rischia di farmi vedere messo in discussione me come persona. Quando poi in realtà, ieri sentivo un podcast molto carino, c'era una frase che mi ha molto colpito, era molto bella, che diceva che le cattive decisioni che prendiamo in realtà sono solo delle buone decisioni che non sono invecchiate bene. E ci sta che quando noi prendiamo delle decisioni, scriviamo il codice in quel momento, siano le decisioni migliori, è normale che noi le facciamo in buona fede. Il fatto che queste decisioni non siano invecchiate bene non vuol dire che noi non siamo capaci di fare il nostro lavoro. Allo stesso modo, non vuol dire neanche che il tizio che ci ha fatto review sia, come posso dire, una cattiva persona. Non è che ci detesta, non è che ha qualcosa contro di noi, e quindi non è il caso che noi lo detestiamo per averci fatto questo, per aver avuto l'ardire di dire che il nostro codice non era perfetto e assolutamente intoccabile e immacolato. Queste due reazioni sono assolutamente istintive e sono perfettamente normali. Sono utili? No. Non sono il modo migliore di ricevere del feedback. Diciamo che secondo me non è sempre facile, me ne rendo conto, perché io stesso sono vittima di quelle reazioni istintive di cui sopra, ma il modo migliore, secondo me, di ricevere feedback da parte di qualcuno è partire dal presupposto che chi ci ha dato feedback lo ha fatto con le migliori intenzioni possibili. Non è perché noi non siamo capaci, non è perché questa persona ci detesta, non è perché questa persona non è capace, ma semplicemente perché questa persona che ci ha detto, cioè, ci ha indicato dei margini di miglioramento nel nostro lavoro, nel nostro codice, lo fa perché ha interesse che il nostro lavoro sia il migliore possibile. Ha interesse perché probabilmente poi dovrà mantenerlo lei stessa, o perché ha interesse nella nostra formazione, perché non ci interessa, ma noi assumiamo che questa persona l'abbia fatto con le migliori intenzioni possibili. E allora, in quest'ottica, non è sempre facile, appunto, vi ripeto, ma in quest'ottica ogni tipo di feedback e di richiesta di miglioramento di fatto è qualcosa che ci arriva come un favore. Una cosa che ho imparato da Fabio, tra l'altro, lui dice spesso feedback is a gift. Qualunque tipo di feedback, anche quello negativo, quando è dato in maniera costruttiva e utile, è un regalo per cui noi dobbiamo essere grati, perché ci aiuta appunto a migliorare. Quindi, in definitiva, quello con cui voglio chiudere questo piccolo talk è una citazione di un tizio che si chiama Ryan Holiday, che è un autore di libri che mi piace molto, che parla proprio della differenza tra un principiante e un professionista. Un principiante, quando tu lo metti in discussione, metti in discussione il lavoro che ha fatto, subito si mette sulla difensiva, perché si sente messo in discussione lui come persona. Un professionista, comunque una persona esperta, invece apprezza le critiche quando sono costruttive, apprezza essere messo in discussione, apprezza l'occasione di educazione che il feedback consente. Quindi, per concludere, secondo me lo strumento delle code review è molto utile per mettere in piedi appunto questo processo di educazione, che sappiamo tutti che di fatto non finisce mai. In caso di domande o in caso di qualunque tipo di feedback, giuro che assumerò le buone intenzioni di chi fa domande e chiede il feedback. Eccomi di nuovo con te. Nel frattempo ho recuperato una rubber duck, però le domande non le posso fare a lei, le devo fare a te, e quindi mi dispiace. Io posso farla alla rubber duck? Te la passo poi, sì. Non ho ancora trovato un nome, quindi forse entro la fine della mattinata lo troveremo. Senti, okay. Però Mattia, siccome stiamo andando lunghi, abbiamo tre domande, te ne faccio due e lo dico all'autore, che è Marco, lo vedo qui su Slido, non ti scollegare, quindi la portiamo nella tavola rotonda la tua domanda. Sono due domande invece quelle che ti faccio adesso, che una è di Christian e l'altra è di Marco, però sono piuttosto simili. Allora, Christian dice: nella mia realtà le code review vengono fatte dai tech leader, creando un bottleneck. La rotazione è difficile perché i livelli dei dev sono diversi. Che cosa fare?
aspetta un secondo perché ti leggo ciò che invece sta dall'altro capo, quindi Marco quindi scrive, da freelance invece, quindi da una parte abbiamo un team, dall'altra parte abbiamo un freelance, lavorando su task agnostici, quindi isolati, mi capita spesso che il mio codice non venga visionato. Come potrei incentivare la cosa? Quindi che fare da una parte di un team dove ho un bottleneck e dall'altra parte dove sono da solo? Ma allora, intanto in tema di bottleneck, secondo me è una cosa che ho visto succedere, succede anche a me. Diciamo che una cosa che ho visto funzionare è avere più reviewer per la stessa pull request, quindi ok, ci sta di dire la review la fa quello che puoi chiamare tech leader o una persona un po' più esperta, in modo che faccia molto quel lavoro di validazione del codice, che sai che effettivamente come viene mergiato è mergiabile rispetto agli standard di qualità. Però puoi mettere anche, per esempio, dei reviewer opzionali. Quindi è un po', se vuoi, come quando metti qualcuno in copia una mail per conoscenze. Metti come reviewer opzionale qualcuno che è meno esperto all'interno del team, che fa review a sua discrezione, e intanto però condividi conoscenza e fai in modo che anche le persone meno esperte arrivino a salire sempre di più al livello delle persone più esperte per essere poi in grado di diventare dei reviewer, diciamo, quelli con il diritto di veto. Per cui ovviamente è un processo, non è una cosa a cui arrivi immediatamente. Però secondo me la strada giusta per andarci è avere questa forma di review, diciamo, duplice. Questo per il Per team, quanto, sì, giusto? per quanto riguarda il caso di un freelance che lavora su task autocontenuti, è molto difficile, nel senso che questo è il processo di code review è un processo che funziona se è condiviso da tutto il team. Non funziona se è proprio il classico processo per cui se tu hai 10 persone in un team, 9 ci credono e uno no, crolla tutto. Sì, è un po' nei valori di un team, direi, no? Esatto. Sì, sì, Adesso, sì, sì. forse la pratica delle code review viene codificata da Jerry Weinberg, tanto tanto tempo fa, credo, e poi si legge da Ken Beck e i suoi amici, dal Manifesto Agile in poi. Però appunto mi ricordo che già ai tempi si parlava proprio ai tempi che in realtà sembrano tempi antichissimi, ma solo a livello informatico, no? Sembra Sono un'epoca tempi vent'anni, antichissimi per però. te che sei giovane. No, però ormai mi piacerebbe poter dire che sono ancora giovane, ma, però appunto io mi ricordo che si parlava di coraggio, di rispetto, di feedback, di semplicità, di comunicazione già in XP proprio come valori e ti dicono proprio se non hai questi presupposti la ricetta non funziona, no? Non si possono smontare Sì, queste certo, cose. puoi avere qualunque tipo di processo, ma se non hai quei valori alla base condivisi da tutto il team, non vai lontano. Arrivano un sacco di domande, non so se abbiamo tempo, però ne prendo un'altra. Chiedo alla regia di scrivermi quanti minuti abbiamo. Nel frattempo, se non abbiamo mai fatto code review, chiede Martina, e non abbiamo standard oppure linee guida, possiamo organizzare delle code review di team per costruire insieme gli standard? Assolutamente sì, mi sembra un'eccellente idea e una domanda che di fatto si è risposta da sola. Probabilmente ha senso nel momento in cui decidi di mettere in piedi questo tipo di processo, fare di fatto una code review di gruppo in cui vedi tutto assieme, tutto il team assieme, che cosa c'è che va bene, cosa c'è che non va bene, in modo da condividerlo inizialmente. Poi ci sta, che lo fai in maniera, diciamo, più standard con il numero di reviewer che hai deciso di avere, ma farlo tutti assieme all'inizio per condividere, diciamo, le linee guida è secondo me eccellente come idea. Sì, arriva anche un commento a proposito appunto di tema, del tema in generale. Nella mia esperienza, dice Francisco, spero di averlo letto bene, direi di fare le pull review piccole e poi dal lato developer fare una buona descrizione di cosa sia fatto. Immagino che faccia parte di quando tu aprivi la pull request e dicevi una riga con 14.000 change è completamente inutile. È proprio Sì, questo a cui è ti riferisci. esattamente. Cioè, avere cura della persona che ti fa review è anche fare in modo che fare review non ti costi il pomeriggio e tutti i neuroni. Economia del linguaggio, oltre che
rispetto e comunicazione, no? Tu hai detto mettersi nelle scarpe dell'altro, che è un inglesismo. È un inglesismo. In realtà, ma in italiano come si dice? Si mettersi dice, nei panni. Nei panni, esattamente. Anch'io, parlando sempre un po' in inglese, ogni tanto qualche cosa mi sfugge. Beh, sì, anche me. Ultima cosa che ti chiedo, che arriva da un anonimo, invece è: usi degli strumenti particolari per fare le quadre view? Quindi non so se si riferisce a piattaforme, solo come GitHub o anche a tool automatici, tipo Sonar Cube o qualcosa del genere. Ma allora, per fare review, diciamo che GitHub funziona benone, nel senso che è una feature che GitHub ha da praticamente sempre ed è assolutamente stabile, anzi, di fatto poi tutti gli altri strumenti, in un modo o nell'altro, si ispirano un po' a come funziona GitHub. GitHub è proprio... proprio la pull request è stato il momento in cui la piattaforma ha detto le pull request, le code review si fanno così, e tutti nell'internet hanno iniziato. E adesso quando usi uno strumento per fare code review ti aspetti che funzioni così. Sì, anche, poi qualcuno le chiama diverse, ad esempio su GitHub io credo si chiamino merge request, però insomma... Nel chiamano change list, però il tema è lo stesso. Sì, se ho capito bene, il punto è avere nel proprio processo di produzione del software quanto prima possibile un momento in cui ci confrontiamo come team, insomma, quindi è un punto di controllo. Poi rispetto ad altri strumenti, forse in un ciclo di continuous integration delivery a me viene in mente anche di poter fare riferimento a tool che già tu dicevi, Sonar Cube o integrazioni di... audit di sicurezza del genere. Ora io non ne ho che mi vengono in mente così freschi, perché potrei menzionarne un sacco ma sarei magari anche di parte, per cui niente. Sì, comunque l'idea è che a livello di strumenti qualunque cosa riesce ad automatizzare per togliere del carico a chi fa review è ben accetta. Certo, poi ciò che gli strumenti ci danno in output sono numeri che vanno sempre interpretati con grano salis. Certo, assolutamente sì.